Dipende molto anche se ci sarà la campagnara o meno. Ecco, questo è un po' il discorso. Devo vedere questa situazione qua e lo sapremo solo domani mattina quando proveremo il giocatore. Insomma, ecco. Abbiamo provato in settimana, Pinto, Perotta, abbiamo provato in quella situazione lì, non scordandoci che Cioffoli ha fatto anche quasi 25 partite a Frosinone da terzino sinistro, insomma. Credo che faranno una partita dove ci chiuderanno tutti gli spazi, dove non ci concederanno le possibilità di ripartenza, perché è una squadra molto attenta nella fase difensiva. E non scordiamoci che ha cambiato quasi 9 undicesimi della squadra. A gennaio ha fatto una rivoluzione, ha preso dei giocatori secondo me molto importanti, soprattutto con grande fisicità dietro. Ed esperti della categoria, tutta gente di esperienza, perché se tu pensi a Longhi, Andelkovic, Cherubin, tutta gente che ha fatto fior di campionati, gente molto esperta, Calvano, Puzzetti, tutta gente di grande esperienza che sa come comportarsi in questi momenti di difficoltà che adesso è il Padova, che sanno gestire questi momenti. L'allenatore esperto, che conosce bene la categoria, perciò. Credo che sarà una delle partite più difficili da affrontare. Noi dovremmo essere molto attenti, non avere frenesie, con calma, giocare con pazienza e aspettare il momento giusto. Io dico che invece siamo molto vicini alla salvezza, mancano pochissimi punti. Io credo che dobbiamo essere molto concentrati sul prossimo obiettivo, che sono i playoff. Io vado per gradi, nel senso che. Una volta raggiunto un obiettivo, penso all'altro. Io dico quello che penso. Cioè, io dico che ragiono in questo modo qua. Io sono d'accordo su quello che dico io, nel senso che io dico che il mio obiettivo prossimo è raggiungere i playoff. Una volta che avrò raggiunto quello, poi vedremo come sarà messa. Io non voglio far calcoli. Io credo che l'entusiasmo del pubblico, della gente, sia molto importante per fa rendere molto di più anche i calciatori. Quando scende in campo, che c'è l'aiuto del pubblico, è il nostro 12° uomo in campo. Perciò è chiaro che noi contiamo sull'apporto della nostra gente, sull'apporto del nostro pubblico.